un arco per farvi fare l'ultima eliminazione, adesso ve la spiego, vi spiegherò anche il certo che ho parlato per voce. È una schiacciata alle erbe, una focaccia alle erbe chiamata. Finito l'impasto, gli ho dato la prima formatura, un po' come quella del fraccino. Ho fatto fare però soltanto 30 minuti di lievitazione, quindi non l'ho estremizzata. Quando devo fare una doppia manipolazione non posso portare la mia lievitazione al massimo. Quindi se più o meno rispettato gli stessi principi che ho ottenuto per il primo impasto che vi ho spiegato prima e mi serve quei 50, 60 minuti, anche 70 per poter portare a lievitazione il mio impasto, non posso fargli fare tutta questa fermentazione, sennò quando la vado a schiacciare il mio prodotto mi cade. Okay? Quindi perdo quella fermentazione necessaria per avere un prodotto leggero. Quindi faccio fare un primo step di fermentazione, sempre rispettando tutte quelle caratteristiche che vi ho spiegato prima, quindi tenere un impasto, fare un impasto liscio omogeneo, tutte le caratteristiche, una maglia cutinica ben formata, farlo lievitare possibilmente a una temperatura di 28 gradi, non abbiamo problemi oggi perché c'è una grande stufa, quindi meno male mi lievita, però tenete sempre in considerazione questo parametro qua, quindi i miei prodotti lievitati devono lievitare tra i 28 e i 30 gradi per dare il meglio di sé, per ottenere una buona performance. Facciamo una prima lavorazione, teniamo ancora il prodotto sulle tavole, sulle tasse piccole, se avete delle piccole sette in plastica va un bene uguale, li facciamo fermentare ancora gli altri 30 minuti e li facciamo fare in questa fase qua, ok? Semplicemente andiamo a riprendere il nostro prodotto, lo schiacciamo e lo mettiamo nella teglia. Potremmo anche quasi infornarlo subito, però se gli date ancora quei 10-15 minuti non fate una lievitanza, quindi lo aiutate ancora di più. Però se abbiamo fatto tutti i passaggi giusti, adesso io questi 4-5 pezzi li ho lasciati per farvi vedere un pochettino l'ultimo passaggio e la lievitazione è andata leggermente oltre, quindi sono costretto in questa fase a farlo lievitare ancora 15-20 minuti, sennò veramente ho un prodotto molto secco. Okay. Quindi non ho quella leggerezza e quella friabilità che sto cercando. Quindi molto semplicemente cercate, oggi qua fa tanto caldo e c'è tanta aria, quindi i prodotti comunque si attendono ad asciugarsi in superficie. Quindi tenetelo sempre in un ambiente umido. Mi presti 500 euro anche sotto? Basta che mi aiutai, chi è che non c'ha 500 euro? Okay. Gli facciamo semplicemente questo passaggio qua e li mettiamo ancora a lievitare quei 15-20 minuti. Adesso io l'ho già preparati, fatta questa operazione qua, li spennellate con un po' di olio e non tenete conto a quello che dice il maestro Maurizio perché lui risparmia con l'olio, mettetecelo l'olio sulla focaccia. Okay. Li spennelliamo, lasciamo ancora 10 minuti e dopodiché andiamo a infornare. Il sale, adesso ho un po' rotto quello grosso, però insomma se avete del fior di sale usate quello, piccole scaglie in superficie in modo da avere ancora al palato una masticazione diversa, in modo che quando vado a mangiare la mia focaccia anche quel granellino di sale mi stimola la salivazione e mi permette una digestione molto più veloce. Mi raccomando, di base dobbiamo fare un prodotto soffice e fragrante, non è soltanto il sale, eh? Il sale è un piccolo aiuto che ci permette di ottenere un vantaggio superiore. Tiene perfettamente l'ultima lievitazione. Potreste in questo caso qui dare ancora una leggera schiacciata prima di infornare, quindi a seconda di come la struttura che cerchiamo, se volete una struttura abbastanza alta o ne volete una molto bassa e croccante, quindi se la volete un po' alta che vi possa diventare anche un contenitore da farcire, che più vi aggrada, la teniamo leggermente alta. Okay.
purtroppo quando si fanno prodotti lievitati si hanno tempi differenti da quelli che hanno avuto gli altri maestri che mi hanno preceduto, dove si possono fare delle cose espresse e portarle a termine mentre si fanno. In un prodotto lievitato abbiamo due step di fermentazione abbastanza lunghi, quindi se comincio a fare l'impasto adesso lo finisco 2 ore più tardi e diventa un pochettino più lungo. Da qui possiamo andare direttamente in forno, mi raccomando, qui mi serve, a differenza della cottura del pane di prima, mi serve un forno leggermente più sostenuto. Quindi se prima abbiamo infornato a 220, almeno in questo caso mi serve 250-260 gradi, mi serve uno step di cottura molto elevato, dopodiché a metà cottura posso andare ad abbassare il mio forno, però in partenza mi serve leggermente più alto. Quanti minuti, scusi? 12-13 minuti si può mettere il forno. Considerate che ogni volta che avete il forno si abbassa molto velocemente, specialmente questo tipo di forno. Ok, allora la ricetta che vi ho fatto, ho utilizzato ancora la briga vi ho fatto vedere in precedenza, tenetela sempre come una base di partenza, potete cambiare le erbe, potete mettere quelle del vostro orto, ovviamente l'importante è il gusto finale, cioè deve essere abbastanza equilibrato. Io ho utilizzato dell'erba fresca, se utilizzate delle erbe secche essiccate ne mettete una quantità inferiore perché sono molto molto più forti, quindi raggiunto l'equilibrio che cercate nel gusto del prodotto, dopodiché potete variare tranquillamente senza nessun problema. Ok, quindi siamo partiti con 0-600 grammi di biga. 0-600 grammi di farina di grano ferro e con una forza, mi raccomando, intermedia di 260 più. Io penso che questa farina classica che utilizzate, siccome non le uso, ma penso che possa essere equilibrata intorno a questo range qua. E ho aggiunto una parte di farina integrale. Anche qua potete variare leggermente il gusto, se volete aumentare 50 grammi di farina integrale, scalate 50 grammi di farina integrale, anche 100 grammi si può fare, però mi raccomando, l'importante è il risultato finale, se questo cambiamento non vi incide molto, sia nella sofficità del prodotto, nella fragranza, nell'equilibrio, tranquillamente lo potete, però provate, tranquillamente potete sbizzarrire. 20 grammi di sale, 5 grammi di malto, 0,30 lievito, ma potete anche scendere a 20 grammi, senza nessun problema, io oggi per esigenze tecniche ne ho messo un po' in più, 0,70 grammi olio e acqua all'incirca 500 grammi. Poi c'è molta variabile con l'integrale, quindi a seconda dell'integrale che andrete a utilizzare probabilmente vi potrebbe assorbire anche qualche grammo di acqua in più senza nessun problema. Scusa, la quantità delle erbe? Dipende dall'erba. Dipende dall'erba. No, no, allora, mettete 0,20 grammi di prezzemolo. Come 0,20 grammi? No, 20 grammi. 20 grammi. 20 grammi. Io mi scrivo sempre le ricette in chili. 20 grammi di prezzemolo.
grammi di erba cipollina. Potete magari variare un'essenza mentre della salvia invece della maggioranza, può piacere, non è... provate anche a fare della sperimentazione, il provare cose diverse. Timo. Il timo sì, lo sostituirei all'erba cipollina, perché meno male sono tutte e due un po' contrastanti. Cercate basilico anche delle erbe che vanno. Basilico col pezzetto. Sì, allora il pezzemolo vi dà tanto colore ed è un sapore abbastanza intermedio, quindi non sovrappare l'altro, quindi un po' di meno del basilico, che è leggermente un pochettino più forte. Quindi in base alla spezia che state utilizzando cercate di tenere in considerazione anche l'equilibrio del gusto, perché se fate un prodotto che alla fine vi risulta molto incisivo a livello di gusto, cioè, forte, comunque sia fate anche fatica per mangiare. Perché se vuoi poi abbassarlo al gusto, insomma. Gli dai più tempo di lievitazione e gli puoi dare 20. Allora, se la volete gestire leggermente alta potete tranquillamente, a me piace leggermente più alta, anche fine col campo, quindi a seconda di dove la presentate fate l'utilizzo che volete. Quindi se la volete molto più bassa perché la tagliate direttamente a spinti e ci stuzzicate qualcosa insieme, potete schiacciarla ancora prima di infornarla. Quindi la mettiamo in teglia come ho fatto io, la condite, se la prendiamo nei step giusti di lievitazione la schiacciate e la infornate, allora verrà un prodotto leggermente più basso. Non mi dispiace leggermente più alta perché mi potrebbe diventare un sandwich, un panino, insomma, invece di avere un classico contenitore neutro che potrebbe essere la rosetta o un altro tipo di panna, ciabatta, faccio un contenitore che abbia già un gusto di suo, quindi lo intravedo come un contenitore di qualcosa per la vendita, se magari ascolterete anche questo discorso qua. Allora, l'importanza, io tornerei un pochettino sull'importanza, se avete comunque delle domande rispetto agli impasti che prima non avete fatto, che volete fare, quindi con calma, è una cosa. Questa pezzatura qua penso intorno ai 12-13 minuti, non controllo mai, più o meno guardo, mi rendo conto, insomma, credo intorno ai 12-13 minuti senza nessun problema. Erano 150 gradi. A metà cottura circa abbasso un pochino qua. Sì, e almeno 20-30 gradi. La metodologia degli ingredienti come prima? Come prima, quando aggiungo delle spezie, in questo caso sono delle erbe, le metto sempre a fine impasto, ma comunque anche se fosse della frutta secca, noci, cioccolato, olive, volete sempre a fine impasto. Una volta che io ho raggiunto l'equilibrio del mio impasto, ho finito completamente l'impasto, aggiungo il mio ingrediente, 1-2 minuti, il tempo necessario di amalgamare gli ingredienti all'interno del mio impasto, sempre a bassa velocità, mi raccomando, anche se avete una macchina che va veloce, sempre a bassa velocità, sennò comunque vado a rovinare la maglia glutinica. Quindi faccio soltanto sì che i miei ingredienti vadano all'interno, spengo, metto il mio impasto a lievitare. Lievitazione uguale a quell'altro, per tempi? Abbiamo fatto 30 minuti, la prima lavorazione l'abbiamo creato il filoncino, l'abbiamo messo a lievitare, ancora 20-30 minuti, lo schiacciamo e lo mettiamo in teglia. 10 minuti possiamo infornare. Abbiamo dato lo stesso tempo di riposo complessivo dell'impasto che avete visto prima, ma l'abbiamo diviso in due fasi. Chiudi l'impasto dopo aver messo le erbe e fai subito i filoncini. Facciamo riposare 30 minuti. Formiamo un filoncino, lo lasciamo lievitare in modo che possiamo schiacciarlo tranquillamente e la pasta si lascia andare. La mettiamo in teglia,
olio, sale, siamo pronti per infornare. 10 minuti se volete aspettare senza nessun problema. Parlando del semolo che colora anche un pasto, nel senso che tutte le altre colorano, però diciamo che è quello più neutro dei tre che ho utilizzato, nel senso che non incide molto a livello. Ma volete colorarlo un po' col mezzo della campo fresca, sì, poi è meglio sciogliere dell'acqua, le posso essiccare a casa sulla moletta. Le compri sono già essiccate, ma se facciamo sotto la carta. Le puoi essiccare, in realtà non è l'intenzione di colorare questo impasto. Andavo di questa carta si viene di farlo verde. Aggiungi il 10%, penso sia sufficiente sul totale della farina. Che succede se si salta il tempo? La spina è sempre. Sì. Se è un solido lo puoi aggiungere direttamente insieme alla farina e aggiungi l'acqua. Però non pensate che visto che te lo fai in casa, che si sciolga pochissimo. Cioè che ti dà lo stesso colore omogeneo di verde che trovi nel. No, sto mangiando. A meno che non estrai la clorofilla, ci metti la clorofilla. Ma sono 3 ore che stanno mangiando la pizza. Ce l'hai il numero? Io scendo la scusa, io parto dalla biga che faccio sempre le 24 ore. Però questo non l'ho mai detto, tipo le tre, mi ha detto. Faccio mezz'ora, lavoro, con il mio filoncino, lascio ancora riposare 25-30 minuti, è sufficiente. Lo schiaccio, lo metto in teglia come vi ho fatto vedere prima, olio, sale, 10 minuti, lo puoi infornare tranquillamente. Si potrebbe come cottura invece di fare il filoncino mettere una teglia tranquillamente, utilizzare questo metodo, aspettate sempre mezz'ora, lo mettete in teglia, la schiacciate, avete bisogno di schiacciarla anche un paio di volte perché in una volta sola non riuscite a andare sotto gli angoli, quindi la schiacciate una prima volta, lasciate ancora 10 minuti, la schiacciate in modo che sia tutto omogeneo al rimasto e fate lievitare ancora 20 minuti. Potete tranquillamente fare una cosa di questo. È una scelta. Se mi date un coltello ve la faccio assaggiare. Là stanno i coltelli. Come vedete il prodotto è molto soffice, portato a sega, grazie. Antonio, ti prego.
L'acqua di colonnata è morte sua. Una velina. Grazie.
l'acqua, l'erba